Buon pomeriggio da Davide Polizzi, ventesima di campionato, la prima del girone di ritorno del campionato di Serie B U-Power Stadium. Tra poco in campo Monza e Regina. Sampirisi mette il cross, Turati non riesce a controllare, finisce a terra, si rialza, non è finita. Mazzitelli, limite dell'aria, prova a far girare il destro, il pallone si abbassa troppo tardi, finisce alto sopra la traversa. E allora attacca il Monza, lo fa con Balotti, si butta dentro Dani Mota, pallone in verticale, Dani Mota dietro, controlla e calcia Luca Mazzitelli. Colpani, altro cross, Balotti prova a girarla. Dani Mota, limite dell'aria, Dani Mota! Spacca la traversa Dani Mota! Sampirisi alza la testa, mette il cross, il pallone gira, colpo di testa di Carlos Augusto, Turati va giù e blocca il pallone. Poi il cross di Colpani, Mazzitelli la gira di testa. Entra Colpani, arriva ora il cross, Balotti di testa, poi D'Alessandro, il pallone che rimane lì, Mazzitelli lo gira sotto porta, Dani Mota! Non si alza la bandierina del guardalinee, per il momento è tutto buono, l'ha sbloccato il Monza, Dani Mota, sette in campionato, 1-0! D'Alessandro ha tanto spazio da questa parte, D'Alessandro arriva sul fondo, mette dietro, conclusione! E pallone che finisce di poco, alto sopra la traversa. Cross dalla destra di testa a Lugliacono, non benissimo, Mazzitelli prende posizione, prova a controllare, Mazzitelli cerca lo spazio per calciare, arriva Colpani, Colpani completamente solo, sale, supera Giaponga e poi incrocia con il sinistro e realizza il gol del 2-0 del Monza, protestano i giocatori della Regina. Bar, Camplone davanti al monitor, sta vedendo queste stesse immagini che vi stiamo proponendo anche noi, Camplone se le ha riviste, ha deciso che il gol non è buono e allora si rimane sull'1-0. Fallo di Mazzitelli, tempo scaduto, il Monza batte la Regina 1-0 e c'entra il primo successo di questo 2022, seconda sconfitta consecutiva per gli Amaranto dopo lo 0-2 interno contro il Brescia all'U-Power Stadium, la decisa, il settimo gol in campionato di Dani Mota.